Coldplay. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami TT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 22esimo episodio di Hey Monster! Ok, dal titolo, questo video è un video particolare, nel senso che innanzitutto voglio salutare alcuni dei nuovi fan che stanno arrivando da Tuberanza, perché sono sicuro che qualcuno di voi sta arrivando e ci ha conosciuto tramite un video di Tuberanza. Io ci metto la firma, anzi, venite fuori e scrivete nei commenti chi è che viene da quel canale lì e ci ha conosciuto tramite un video di Tuberanza. Detto questo, cioè intendo tra i video consigliati. Detto questo, poi al massimo se siete in tanti che mi dite sta cosa, cioè non mi dite le minchiate, però poi se è vero insomma questa cosa, questo fenomeno, vi spiego come ho fatto a capirlo. Ho fatto questo video per tutti coloro che, tutti gli italiani che ci stanno seguendo e che stanno cercando un server dove ci stanno gli italiani, perché i nuovi server di Heymonster sono senza italiani, non c'è proprio nessuno. E quindi ragazzi, venite nel server 23. Questo è il server, possiamo definirlo italiano, perché nel frattempo tutti gli inglesi sono andati fuori dai coglioni e ci siamo solo noi. Saremo una trentina, quarantina, cinquanta, non so quanti minchia siamo, però siamo tanti italiani. E quindi venite su questo server perché possiamo giocare qui. Per tutti gli altri che invece già ci seguono, già ci conoscono, già sono su questo server, ragazzi, godetevi il video perché andrò avanti con la storia. E probabilmente sbloccherò una nuova zona, perché la quest mi dice una cosa strana. Io ho catturato i Pokémon, se vi ricordate, della Route 10, però poi mi dice di tornare alla Route 4. Aspettate che non voglio aver detto un epic fail. Route 10, sì, meno male. Però prima di arrivare lì ci prendiamo il gift, che mi servono tanto. Ma non solo ragazzi, apriamo le capsule, che mi servono tanto. Vediamo se esce qualcosa di strano. Ok, vabbè, una Waterstone, poteva andare peggio. La cosa importante è che sto piano piano potenziando la mia squadra, i miei Pokémon, anche sentendomi tanto con Jackton e tanto con tutti voi che mi date i suggerimenti. Chi è Kebabaro che mi ha aggiunto un Kebabaro? Chi è culo? No ragazzi, non potete avere sti nomi strani qua, cioè ma che cavolo, dai, ma non si può. Vi dicevo, che cazzo vi stavo dicendo, ho perso il filo. Allora, stavo dicendo che in questo server trovate la maggior parte degli italiani e che sono riuscito in questa settimana, giocando un po' al giorno, quindi consumando semplicemente le energie verdi, sono riuscito a potenziarmi un pochino la squadra. Voi mi state aiutando nel selezionare, nel scegliere i Pokémon, tant'è che vedete, ho il mio primo Pokémon viola, stavo facendo volare la lampada, ho il mio primo Pokémon viola e guarda caso è un Charizard viola, un Alakazam più 2, un Riperior più 2, un Bellossom più 2, un Pinsir ancora più 1 e un Gyarados che sta per diventare a più 2, anzi dovrebbe diventarlo a brevissimo. Vediamo a che punto è il Pinsir, anche se il Pinsir non volevo potenziarlo, perché avrei da mettere, c'è per esempio Kamerupt che posso mettere, c'è Arcanine facendo evolvere Growlithe, che altro. Avevo dimenticato di indicarvi, quindi lo sto registrando dopo, come entrare sul server 23. Allora, in pratica è semplice, quando vi trovate in questa schermata, anche se non avete niente qui e anche se vi dice full, voi cliccate col sinistro qui, insomma, se state sullo smartphone fate il tapping, dopodiché andate qui, Viridian City Recommended, e andate a scorrere cercando il server 23, che è questo qui, Psyduck. Cliccate e lui ve lo seleziona, dopodiché fate start game. È facilissimo ragazzi, ci vediamo dentro, il miglior server italiano. Porca miseria ragazzi, quasi dimenticavo, c'era una notizia importantissima che vi dovevo dare e l'avevo proprio dimenticato. Al posto di Pinsir io sto allenando un Pokémon molto specifico, che è questo qui, Shiny Weavile, che l'ho già portato a più 1 e che ora sta per diventare a più 2. Quindi il mio obiettivo è portare tutta la squadra almeno a viola.
Ovviamente Weavile entrerà al posto di Pinsir. Alakazam in teoria sta iniziando già a spaccare i culi, quindi veramente interessante. L'unica cosa che devo controllare di Weavile, quindi chiedo anche a voi, perché so che mi guardate e mi aiutate, se come statistiche è buono. Lui ha attacco 28 e se attack 29, che sono quasi maxati. Gli altri fanno letteralmente schifo, cioè 16, 15, 14 e 4. La natura gli diminuisce la difesa e gli aumenta la special death. Vabbè. Per quanto riguarda le mosse, c'ha Vendetta, Assurance, che sarebbe tipo l'assicurazione, quando vai a fare l'assicurazione per la macchina, questo fa Assurance e ti assicura, capisci? Però non l'ho mai provato, quindi vorrei provarlo. Tra l'altro è più uno, e in teoria al posto del mio Pinsir dovrebbe funzionare egregiamentissimo. Gyarados penso che comunque lo continuerò a tenere. Riperior, mi avete detto tutti che è proprio... proprio forte, e quindi me lo tengo. Detto questo, fatta questa piccola parentesi sulla squadra Pokémon qua di Mamid, volevo farvi notare se c'è qualche italiano in chat, così vi rendete conto. Italiani, vediamo un po' che cosa mi rispondono. Però mandalo. Comunque, se notate in alto a sinistra, finalmente hanno fatto una cosa intelligente per evitare i rincoglionimenti sui fusi orari. Hanno messo l'orario da nazione alle 18.25, senza che dobbiamo stare ogni volta a calcolarlo. Ah, tra l'altro è diventato GMT più 6? What the fuck? What is this? Ah no, in teoria non prende, che non, forse non prende l'ora legale, ragazzi, quindi rimane GMT più 7. Vabbè, in ogni caso abbiamo lì sopra l'orario, sappiamo che giorno è, che ora è, tutto quello che è. È fantastico così. Non sto capendo perché ho vinto un reward di un Pokémon. Oh mio Dio, ho vinto uno shiny Drusco. Che cazzo, che what the fuck this day, what, com'è possibile che è successo questo pug? Come ho fatto a vincere uno shiny Dusclops? Oh mio Dio, il gioco mi vuole bene. Perché mi hai dato... No ragazzi, non capisco. Io avevo fatto il claim del primo reward. Come ho fatto ad avere l'ultimo? Però io intanto me lo piglio. Cazzo me ne frega meglio. Cazzo... Ragazzi, fatemi sapere, è forte, fa schifo, è brutto, non lo so, ditemi voi. Break, no, che break. Vediamo. Madonna! 30 di S attack, 27 di speed, 21 di S def, 22 di def e 23 di attack. Spero che non sia un Pokémon di merda. Comunque è un tipo ghost, quindi l'oval... Non penso proprio che sia un Pokémon di merda, perché questo quando diventa sta cosa qua gigante è proprio fico. Oh, sì, sì, applaudi, applaudi, ho avuto un Dusclops. Ah, che figo. Va bene, lo metterò nel mio training center ad allenarlo, come se non ci fosse un dopo domani. Ok, ok, le sorprese non finiscono qui in questo video, ma posso andare avanti? Ah, io stavo verificando un'altra cosa, però era per i cazzi miei, cioè voglio dire, e ho scoperto sta roba qua. Ok, va bene, sono stato letteralmente smerdato perché stavo cercando di capire perché avevo avuto un Duskops gratis. Già mi lantavo al bug e al Pokémon che era nelle mie grazie. In realtà, ragazzi, se andate a vedere su Daily Login, praticamente ti dice che il primo reward sono 50 diamanti e 2 caramelle, e lo stesso, il primo reward è questa merdina qui. Quindi inizio a dubitare che sia un Pokémon veramente buono. Va bene, è arrivato il momento di continuare la nostra avventura, quindi torniamo alla Route 4. No, non mi dire che ci stai andando a piedi. Collecting quest of Route 4, let's go. No, si sta trasferendo con il suo trasferimento di Pokémon e umani miracoloso. Siamo alla Route 4? Penso di sì. Dovremmo essere esatta, esatto. Ok, vediamo se questa per caso l'abbiamo completata. Sì, l'abbiamo completata. Prego, signore, vai a trovare il signorino da cui deve parlare, perché io non so con chi cazzo devi parlare, cioè... Ah, con Rose. Ok, che cazzo vuoi, ma? Catch 3 Pokémon of any type on Route 4. Di nuovo! Ma che due coglioni! Ma ce l'ho Clefable! Ma ce ne ho 50 di Clefable! C'ho pure Clefairy! Ma che cazzo me ne frega a me! Ma io non lo so, devo catturare 3 po... Ma che palle, guarda te, guarda! Guarda, ce ne ho 2 di Clefairy! Vabbè. Ok, abbiamo catturato le merdine che voleva questa qui. Ok, mi fai andare avanti nella storia per piacere, che cavolo! Won't have you encounter... I just want one Pikachu. Come un Pikachu? Ma non ci stanno qua Pikachu! Ma io ce l'ho, ma non te lo darò mai!
Ma che cazzo sta dicendo? Boh ragazzi, vabbè, devo andare da... dal mio rivale? Ok, dobbiamo sfidare il rivale. Quindi mi preparo la squadra, quella buona però. Quindi togli sta merdina, togli questa merdina e togli quest'altra merdina. E al loro posto rimettiamo il mio... Il Charizard già ce l'ho dentro. Possiamo mettere... ricordatemi una... Oh madonna, io sono smemorato. Questi due signorini qua. Ok, stiamo andando a sfidare il rivale, il nostro rivale. Siamo nella zona, io vorrei riuscire a sbloccare... No, siamo qui, quindi non ci farà sbloccare ancora quelle route strane. Ragazzi, se voi sapete come sbloccarle, fatemi sapere perché io... Ah, no, siamo andati nella route 11. Interessante, vediamo un attimo. Sì, siamo avanzati di route. Fantastico, route 11 e si va a comandare dal primo allenatore di Pokémon che c'è qui. Ecco. Non penso che dovevo fare questa cosa, ma va bene, andiamo avanti. Ma quanto è puccioso questo Clef, quasi quasi non lo ucciderei, però viene a morire ammazzato. Mi dispiace perché io devo andare avanti nel gioco. Oh, ma psai, ai, ai. Mi dispiace, morì ammazzato pure tu. Sì, devo andare avanti nel gioco, non è colpa mia. Io vorrei... Ma ciao piccola fochina. Muore ammazzata pure tu. Ho ho ho, attenzione signori, Gary è proprio qui davanti a noi. Stiamo per sfidare il nostro magnifico, maneamato, super deficiente della merda, che chissà che Pokémon di schi... Insomma, dai, Rhydon, ma io c'ho Rhyperior, ma su dai, che mi hanno preso in giro 300 anni su YouTube, che non sapevo manco come si pronunciava. Morice. Oh, mamma mia ragazzi, cioè Alakazam gli ha tolto 350 danni, non è per niente poco. Non è per niente poco. Ma io ti amo, io lo sapevo che eri uno dei miei Pokémon preferiti. Questo è il Pokémon... So che ci sono ragazzini piccoli che ci seguono, per cui non lo dico. Però per quelli più grandi, capitemi a me. E poi magari se quelli più piccoli vi chiedono: ma che cosa ha detto? Ma che cosa voleva dire lui? Spiegateglielo, va. Oh, Arcanine! Interessante, vediamo. Oh, oh, gli ho missato. Missa di qua, missa di là. Su Arcanine è stato un attimo meno efficace. Però potrei provare anche una Kinesis, giusto così per provare la mossa, perché non so esattamente che cosa faccia. Che ti fa? Ah, gli ha diminuito l'attacco. Che cazzo me ne frega a me. Ma vedi se lo massacro di botte. Ma massa, ma mandala a quel paese, mando. Madonna, quanto mi piacciono sti Pokémon che mi sto facendo. Ok, contro Gyarados dovrei avere la... Ho detto una minchiata. Sta per finire il... sì, ma Gyarados contro Gyarados vince il mio di Gyarados. Col cazzo che vince il mio di Gyarados. Lui c'ha più vita. Ok, spero che sia più veloce almeno. Vai, Dragon Rage. Pam! Sì, è più veloce! Ti massacro io, vai, sparami quello che cazzo vuoi. Vinco io. Lo sapevo che vincevo io. È perché sei un pirla, io ho il Gyarados più veloce del mondo. Il vero problema qui, ragazzi, è che avendo perso un Pokémon, lui mi ha dato solo 2 stelline. Per cui sono costretto a rifare la sfida per beccarmi tutte le stelline. Ah, attenzione, qui c'è un po' di reward da prendere che non mi fanno mai male. Rivado a fare la sfida contro sto deficiente, sto male... Dov'è? Ma non c'è. Non è qui. Ma quindi che cazzo me ne frega a me? Ah, che cazzo me ne frega. Andiamo avanti. Defeat Team Rocket. Ah, ok. Ora è arrivato il momento di sconfiggere il Team Rocket. Ma che Pokémon si trovano? Aspetta un attimo. Voglio vedere il Pokémon. E questi qua che mi sfidano sempre. Madonna, zio. Ok, finalmente sto vedendo che Pokémon posso trovare qui. Allora, Rhydon, perché non me lo dai? Io c'ho Rhydon, ho avuto Rhyperior, ora mi deve rompere il cazzo che devo catturare Rhydon, ma non mi sembra proprio il caso. Allora, Delibear ce l'ho, Panfi ce l'ho, Raticate ce l'ho, Natu ce l'ho, Ekans ce l'ho, quindi gli unici che mi mancano sono Hitmontop. Hitmontop dovrebbe essere l'evoluzione di Hitmonchan. O forse questo è il cucciolo di Hitmonchan. Drowsy. Ah no, forse sono solo questi due. Perché Rhydon dovrebbe darmelo. Non si vede, grigio di suo, quindi non me lo fa vedere, ma dovrebbe darmelo. Gli unici che non ho sono Hitmontop e un Drowsy. Quindi dovrei completare in maniera molto molto semplice questa route. Dovrei andare in giro, cioè dovrei tornare un po' indietro per vedere quante route ho completato senza neanche saperlo. E poi c'è il Shiny Rattata.
che sono sicuro che tutti voi no, ho sbagliato! Sono sicuro che tutti voi volete avere. Sono sicuro che voi volete vedere questa mossa. Perché sono sicurissimo. Lancia fiamme. Vai Charizard, spaccagli il culo a questa zanzara di merda. Vabbè, Ranape, non fa niente. E si digrette del cavolo. Wing attack. Attacco. Madonna, quanto sta diventando forte sto Charizard. Ma quanto ti amo. Sei uno dei miei Pokémon preferiti. Quando sei forte, eh. Quando fai schifo, no. Ok, squali pesciolini, siamo arrivati al primo membro del Team Rocket, o forse è l'unico di questa route. Stiamo anche per completare la route, quindi stiamo molto molto attenti. Attenzione, Rakazam ha iniziato a notare che è debole ai Pokémon che hanno attacco normale. Potrebbe essere una cosa peculiare del mio Rakazam. Oppure, cioè nel senso che ha le statistiche basse, oppure proprio degli Alakazam in generale. Però è anche abbastanza veloce quello che ho io, quindi riesco generalmente a one-shotarli prima. Ok, e allora a questo punto verifichiamo subito la nostra teoria. Gli metto un Charizard con un lanciafiamme, gli dovrei massacrare il cranio. Vai con lanciafiamme, distrutto all'istante. Team Rocket non distrutto, di più, schiattato, massacrato, brutto, schifoso. Beh signori, questo è l'ultimo allenatore della Route 11, dopodiché completeremo la Route 11. Il mio Alakazam si è comportato, devo dire, davvero egregiamente, davvero. Devo starmi zitto la prossima volta. Ok, squali pesciolini, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io ho completato la route 11, intanto sto andando un po' avanti con le quest. E con l'ultima energia che mi rimane potenzierò ancora di più i Pokémon. Ora mi darà... ho portato 3 Pokémon a blu più 2. Sì, e voglia, ce li sto già portando a viola, cioè stai proprio tranzollo. Detto questo, la settimana prossima uscirà sicuramente un video che vi piacerà, perché catturerò e allenerò un Pokémon molto particolare. Minchia, spero di non essermi tirato i piedi, perché se poi non succede mi girano. Ma io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Lasciate un like, commentate e condividete per sostenere il canale, sostenere la serie, sostenere il video, sostenere me, sostenere la Repubblica Ceca, i vandali, gli assassini. Non sto scherzando ragazzi, minchiate. Detto questo, se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag Alakazam Pelù. Alakazam Pelù. Perché? Ve lo starete domandando. Non lo so, perché mi era venuto Alakazam tipo Piero Pelù, perché c'ha la barbetta tipo Piero Pelù, e quindi Alakazam Pelù. Vabbè, minchiate comunque. Ci vediamo la prossima settimana, sempre allo stesso orario, sempre sullo stesso canale, sempre con lo stesso video, sempre con lo stesso gioco. Un saluto Sharkzan a tutti. Ciao!